Sì, questa è la nuova casetta di Teo, realizzata completamente con un pacco di Amazon. Dentro c'era questa scatola, è un aspirapolvere che dopo andiamo a vedere. Praticamente ho visto il mio coniglio fare i buchi qui di lato, dappertutto. Ho detto aiutiamolo e facciamo direttamente la casa. Io ho fatto il buco qui dentro, può entrarci e fare quel che vuole. In realtà sarà una casa provvisoria perché devo buttare sta scatola. Non è che posso tenere tutte le scatole di Amazon solo per il mio coniglio. Sarà almeno da una settimana che c'è questa scatola, si sta divertendo, ogni mattina sale, scende, mangia, fa di tutto. Volevo fare anche questo unboxing perché Amazon ha annunciato il Black Friday anticipato. In realtà sto vedendo la telecamera, dovrei aver risolto... Anzi, sto provando una nuova modalità di messa a fuoco in questa Lumix G. 90 e non so se andrà bene, male, boh. Vedremo poi nell'editing. Sono arrivati un po' di pacchi e volevo anticiparvi del fatto che il Black Friday alla fine è già partito praticamente. Avete visto forse l'annuncio di Amazon? Il Black Friday praticamente durerà tutto il mese fino a qualche giorno prima del vero Black Friday. Non è chiara la cosa come funziona, quali offerte ci saranno, però se mi seguite su Sconti Go, go Sicuramente, eh, tutte le varie offerte migliori ve le condivido lì. Direi di partire adesso con l'unbox dei pacchi, altrimenti parlo parlo e non, ho, e non vi mostro niente. Sono già passati due minuti. Vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Altra cosa che volevo segnalarvi sul canale delle offerte. Eh, vi ho regalato la Reolink, un IPCAM. Ve l'avevo promesso e qualcuno di voi, Marco, è riuscito a prenderla. Mi ha scritto qualche giorno fa e mi ha detto: Guarda, mi è arrivato, grazie mille. Volevo annunciarvi che eh, molto probabilmente con Reolink riusciremo a fare qualcosa di simile un'altra volta. Quindi entrate nel canale delle offerte. Ci sarà una modalità per ottenere questa telecamera gratis. Eh, ovviamente il più veloce otterrà l'omaggio. Per quanto riguarda spedizione e tutto ci pensa reolink e quindi no problem per quanto riguarda questo pacco guardate cosa ho ordinato un eco dot eh, bianco ghiaccio sapete questi qua di quarta generazione adesso sono usciti andando anche qualche regalo di natale in anticipo che durante questo black friday Possono andare in offerta magari come Ekodot di terza generazione. Perché io so che voi li amate questi Ekodot, ma non vi piace il fatto che ancora sono a prezzo pieno. Quando lo metteranno in offerta, io sono sicuro. Che ne prenderete il doppio di quelli del modello precedente. Anche se qualcuno dice no, l'estetica non mi piace, non è vero. Io lo so già, lo so già. Questo invece è un pacco che mi è arrivato direttamente così. Brava Amazon che risparmia sulla carta. In realtà, non è vero! Non è vero perché questa aspirapolvere poteva fare la stessa cosa. Perché me l'hanno mandato su un pacco così gigante, grande quanto una casa? Tant'è che, Teo, ma lo vedete, Teo, dove si è messo? adesso io sono sicuro che inizia a, a mangiare tutte le scatole che eh, vado ad aprire il sigillo è già stato aperto si tratta di una lampada smart compatibile con l'assistente vocale io avevo la lampada di occhi bellissima RGB ma si è rotta e cioè si è rotta dopo tre anni o due non mi ricordo la lampada giustamente stando H24 si è fulminata Peccato non si possa riparare, quindi ho detto: se dobbiamo fare una cosa, facciamola bene e acquistiamo una lampada Smart. Io ho indeciso se prendere quelle lì un po' aftermarket. Alla fine ho detto: ma sai che ti dico, prendiamo quella di Xiaomi. Ho già le E-Light, questa dovrebbe collegarsi all'applicazione di E-Light e niente, la utilizzerò. Magari se volete una recensione, ve la porto anche. È una lampada molto semplice RGB. E si può comandare con l'assistente vocale. Qui abbiamo tutti i comandi. C'è anche l'alimentatore in italiano. Che cosa si vuole più della vita? Qui dentro invece eh, abbiamo un prodotto che non, non ho ordinato io. Vediamo che cos'è. Ah, posso, sì, me l'avevano detto. Si tratta di eh, IliGo. IliGo ha lanciato un nuovo robot. Con questo robot ho in mente di fare una cosa folle, devo solo capire se riesco a farlo. Vi devo portare ancora qualche video sull'altro robot, ma ho visto che non ne andate matti, quindi con video un po' cerco di limitarli, ma questo davvero quello che voglio fare è eh, fenomenale. Si tratta di un robot eh, che bisogna costruire, lo possono fare anche i bambini: non per forza un adulto. Fare questo robot si utilizza Arduino 1 o, meglio, qui utilizza un compatibile. Ti fornisco tutte le istruzioni, le istruzioni di montaggio. Dovete solo assemblarlo, qui c'è tutto. Avevo in mente di fare una cosa assurda, ma non voglio spoilerarlo perché non so se riesco a farlo. Infine abbiamo la scopa elettrica di Proscenic. Proscenic, sapete, ormai fa una scopa elettrica all'anno e ha lanciato la nuova P11. Ho provato la P9, bellissima, la P10 fenomenale, la P11 speriamo che sia... Eh, allo stesso livello di questi aspirapolvere che ho tuttora, questa aspirapolvere cosa ha di speciale? Ha di speciale che Teo ti invado tutto perché devo andare un po' più indietro. Vediamo, vediamo cosa c'è all'interno della scatola. All'interno della scatola ci sono tutti i vari accessori qual è la novità di questa aspirapolvere? È che lava anche, oltre ad aspirare è sotto a una pezza Vediamo se riesco a beccarla, forse proprio dentro questa scatola. La aspirapolvere, oltre ad aspirare, lava anche. Vedete, questo è l'accessorio. Qui c'è un serbatoio dell'acqua che eh, scolando va a bagnare questa pezza. E quindi, oltre ad aspirare, lavate tutto per terra e questa è un'ottima soluzione 2 in 1 che abbiamo visto nei robot aspirapolvere loro hanno detto ma sai che ti dico lo mettiamo anche sugli aspirapolveri senza filo è la prima volta che vedo eh, anzi è la prima volta che provo una soluzione del genere Vedete io ho provato il lava pavimenti una cosa assurda certo ha un costo elevato questo è più irrisorio considerando che fa entrambe le cose non vedo l'ora di portarvi un feedback altra novità importante risiede proprio nella macchina eh, che si occupa dell'aspirazione perché questa volta cosa ha fatto Proscenic? Ah, eh, ha sicuramente aumentato un po' il volume ma con una potenza migliore e soprattutto con un display touch il bello di Proscenic è che non bisogna mantenere premuto basta premere una volta e l'aspirazione parte ha il solito sistema di svuotamento anche la batteria estraibile vedo guardate tac la batteria si estrae così si può comprare quella aggiuntiva poi ci sono altri accessori teo mi raccomando non trasformarla anche questa in una casa abbiamo l'alimentatore il gancio da fissare al muro per eventuale ricarica a contatto e altra cosa importante ci danno una spazzola per le tende i cuscini questo invece è il tubo per l'aspirazione quello lungo già è disponibile su amazon quindi vi lascerò il link qui sotto in descrizione vedrò dopo come sarà uscito il video spero bene che non vi venga da vomitare per via della messa a fuoco seguitemi su facebook instagram telegram per tutti i vari aggiornamenti io mi metto al lavoro teo si è già messo al lavoro, come potete vedere. Eh, iscrivetevi al canale, mettete mi piace. E seguitemi nei vari social network. Link dei vari prodotti qui sotto in descrizione. Seguitemi su sconti go, go se volete avere quella cam gratis e non solo, ci saranno diversi omaggi. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.